vi ho parlato prima appunto che nel momento in cui la pressione all'interno del fluido per qualche motivo venisse ad essere molto bassa, inferiore alla tensione di vapore, si formano delle bolle di vapore e acqua, le quali però subito dopo scoppiano, e quando scoppiano formano dei microjet che vanno a rompere la superficie della pompa. Esistono delle fotografie incredibili, per esempio, di situazioni di cavitazione su eliche, in cui delle eliche dell'acciaio più temperato che si conosca sono tutte bucherellate appunto da fenomeni di cavitazione. Quindi questa bisogna andare a considerare le condizioni di cavitazione. Perché si generano condizioni di cavitazione? Perché in prima approssimazione possiamo pensare di non avere dissipazione all'interno del moto del fluido, no? Allora abbiamo moto del fluido, l'energia del moto del fluido a che cosa è pari? Alla sua energia gravitazionale Z più l'energia cinetica, che è un quadro diviso 2G, più la pressione diviso gamma. Nel funzionamento di una pompa quello che succede è V quadro viene aumentato tantissimo, però l'energia totale, il carico idraulico complessivo non viene aumentato, e praticamente V quadro viene aumentato a discapito della P, della pressione, la quale in alcuni punti durante la dinamica può diventare molto bassa, in particolare inferiore alla tensione di vapore. A quel punto all'interno di questo fluido in movimento si generano delle bolle, e questo non deve succedere. Allora, quando funzionano le pompe bisogna andare a calcolare qual è il net positive suction head, qual è il carico idraulico positivo che bisogna dare all'interno della pompa per evitare il fenomeno di cavitazione. Il net positive suction head quindi a che cosa è uguale? È uguale alla pressione atmosferica, e vabbè, alla differenza tra il condotto, diciamo, di aspirazione e il livello a cui bisogna portare della mandata o a cui bisogna portare l'acqua. In questo caso è questo H qua. Ok, questi due sono i due termini di pressione nel termine, cioè qui c'è la pompa, c'è la pressione atmosferica che è P0 più l'H. Su questo piano qua. Se c'è una pompa in mezzo, nel momento in cui la metto in moto, ho delle perdite di carico che si mangia l'energia, la perdiamo producendo del calore, quindi abbiamo delle perdite di carico, meno Y, perdite di carico che noi non sappiamo così calcolare da un punto di vista teorico. Guarda, cioè guardo la pompa e dico, ah, quella pompa lì ha questa perdita. No, questo non succede, si può simulare con programmi relativamente complessi che cosa succede all'interno della pompa di termofluidodinamica, quello che succede all'interno della pompa. In generale si fanno degli esperimenti. Meno a questo sottraggo la tensione di vapore. E quindi questo è il net positive suction head che devo fornire. Questo termine deve essere sempre positivo, non può essere negativo, deve essere tanto positivo, anzi di solito. Allora, per esempio, qui ho H con A meno H con M, che è la differenza che c'è tra il carico che ho nella posizione A, che è qui il livello di espirazione, e nella posizione M, che è quella che ho su questo livello, che è tracciato qui, esattamente sulla mandata delle pompe. La differenza di carico fra questi due punti che cos'è?
è z con a più h con a, ok, meno h con m più z con m, qui l'acqua è ferma, quindi non ha, sarebbe v quadro, più v quadro diviso 2g qua, che però è 0, qui assumiamo come 0, anche se non è proprio così, perché qui dentro per andare su avrà qualche velocità. Ma supponiamo che sia 0. Qui invece abbiamo h con m, z con m, v quadro su 2g, che è la velocità che la pompa nella girante, meno l'ht, che è quello che avevo chiamato ht anche prima, che è la tensione di vapore. Questo è, non è il net positive suction head, è il net positive suction head richiesto da questo sistema. Ok, ci manca, rispetto a quello di prima, ci manca un termine, che sono le dissipazioni, che non compaiono qui. Però qui possiamo andare a invertire la seconda e la terza espressione per dire, allora si parla, questo sarebbe il net positive suction head disponibile, questo è il net positive suction head richiesto, e in particolare la differenza sono le dissipazioni che si vengono a generare. Al termine della condotta, il carico assoluto al termine della condotta di aspirazione è H con A, che è l'altezza, più Z con A meno Y, che sono le disponibili, mentre l'NPSH disponibile è l'H con M, che è questo sopra, meno la tensione di vapore. L'NPSH disponibile deve essere maggiore o uguale all'NPSH richiesto. Quindi l'NPSH disponibile è H con A più Z con A meno Y meno H con T, e questo deve essere maggiore o uguale ad H con A più meno H con T più H con M più Q quadro più su 2G più ZM, e questo è uguale all'NPSH richiesto. Se prendo, quindi, mi chiede, la mia domanda qui è: a quale altezza devo mettere il livello dell'acqua affinché questo sistema possa funzionare senza che ci sia cavitazione? Quindi qual è il Z con A, l'altezza di questo? Allora, il Z con A minimo lo ottengo uguagliando queste espressioni qua, e ottengo questa espressione. Z con A minimo è uguale a meno H con A meno NPSH richiesto più Y più HT. Allora adesso facciamo un esempio. Acqua fredda. In acqua fredda possiamo assumere che la tensione di vapore sia zero, non è così, ma ovviamente, ma ci può andare bene. Le condizioni normali di pressione, quindi H con A, sono un'atmosfera, 10 metri di colonna d'acqua. Le perdite di carico Y mi sono date dal costruttore, che mi dice quanto la pompa perde in quelle condizioni, in condizioni di funzionamento. Mi dice, allora, questa pompa perde 3 metri di carico. Tu pensi di dargli 10 metri di carico, in realtà gliene dai 7 alla tua acqua. Vado a sostituire e qui il risultato è che il Z a minimo è meno 1,5 metri. Il che significa, detto banalmente, che questa pompa può funzionare in aspirazione con un livello dell'acqua che è 1,5 metri al di sotto del livello delle giranti. Altro esempio. Sempre lo stesso esempio, l'unica cosa che cambia è che stavolta la temperatura dell'acqua è a 100 gradi. In questo caso H di T non è più 0, ma è quanto?
è 10 metri di colonna d'acqua con l'atmosfera. Possiamo fare, sarebbe più bello farle intascare queste cose, ma forse è più intuitivo farle. Allora, H con T è 10 metri, H con A è 10 metri di nuovo, Y è sempre 3, l'NPSH dichiarato dal costruttore è sempre 5,5 metri come prima, stessa pompa. Se l'acqua a 100 gradi, io devo avere un battente sopra la mandata di 8 metri e mezzo. Quindi questo significa che qui, invece, assumendo che questo sia un metro e mezzo, qui dobbiamo avere l'acqua di sopra di questa pompa di 8 metri e mezzo. Questo chiarisce l'importanza di andare a fare questi calcoli per calcolare quant'è net positive suction net a quelle condizioni di temperatura in cui presumo funzioni il mio sistema. Per le condizioni normali di esercizio di una fognatura bianca, pluviale, mi correggo di nuovo, H con T può essere considerato praticamente uguale a zero. Ecco, a questo punto nelle PSH e le dissipazioni sono date dal costruttore e noi possiamo andare a costruire le cose. Ci fermiamo qua per oggi, giovedì riprendo l'ultima parte.